Mister Iannacone, allora, come commentare questa partita bella, intensa, agonisticamente ben giocata dalle due squadre, però fortemente condizionata da un alterno arbitrario che ha preso decisioni assolutamente sbagliate, almeno così è parso la maggior parte di quelli che erano a Torino a Parigi questo pomeriggio. Mi dispiace proprio per loro, perché è venuta tanta gente per assistere a una bella gara, poi alla fine ha assistito a uno spettacolo non proprio bellissimo nel finale, ma quando ci sono delle decisioni così assurde è chiaro che un po' di nervosismo c'è, già la tensione a mille per quello che è un po' la nostra classifica, poi si disputano delle buone gare che vengono fortemente condizionate da questi episodi, è chiaro che c'è grande rammarico e grande rabbia. Come si riprende adesso da questa batosta? Anche perché fa male anche al morale della squadra e non ha gradito neanche tutto il pubblico del Parisio. Lo sappiamo, sarà dura, ma ci rialzeremo già da Corato, perché siamo vivi, la squadra sul campo ha dimostrato di essere viva e deve essere ancora più forte per superare anche questo momento, per superare anche gli episodi che in questo momento ci sono andati fortemente contro. Dobbiamo essere forti. Marcello, comunque la squadra ha tenuto, comunque tu, anche i nuovi innesti stanno dando il loro contributo, però bisogna risalire la classifica, Marcello. Bisogna fare punti, sarà dura, sappiamo che fino al 5 aprile ci sarà da pedalare, lo sapevamo prima, adesso ancora di più, cercheremo di farci trovare pronti fino alla fine. Noi vogliamo salvare la categoria e proveremo con tutte le nostre forze, sperando di riuscirci. Le ripercussioni mentali di questi atteggiamenti di oggi, ma cioè, temi che la squadra possa scoraggiarsi un po' di fronte, perché qui comunque si parla anche di una certa iettatura contro il San Marino. No, la squadra non si deve abbattere, la squadra deve reagire, la squadra oggi è nervosa, lo sarà per un'altra mezz'ora, ma poi dopo staremo tutti tranquilli e ripartiremo alla grande, però adesso un minimo di nervosismo ce lo dovete concedere, noi siamo una bella piazza, siamo una piazza di persone per bene, però quando veniamo presi in giro in questo modo ci dovete concedere anche una mezz'oretta post gara di nervosismo, senza sfociare mai in episodi di violenza, anche se so già che ci saranno dei provvedimenti disciplinari a qualche mio collaboratore che probabilmente ha alzato un po' la voce con la terna. Qui al massimo si alza un po' la voce, ma non si fa nient'altro, perché siamo persone per bene. Bene, grazie.